Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi porto a Newport in Rhode Island nel castello di Belcourt. Sembra che questo castello in stile rinascimentale risalente al 1894 e ampio ben 4.000 metri quadrati sia avvolto dal mistero. Ci sono tantissime leggende legate a questo castello, leggende di fantasmi, di apparizioni, ma soprattutto sembra che al suo interno ci siano degli oggetti che sono considerati infestati. In particolare ci sono due sedie in stile gotico che hanno scatenato parecchia turbolenza perché sembra che ogni qualvolta qualcuno si sieda su queste sedie sia avvolto da sensazioni di malessere fisico, brividi di freddo, nausea, si sentono scomodi al punto da doversi alzare molto velocemente, alcuni avvertono una sorta di confusione mentale e addirittura ci sono delle persone che una volta sedute sulla sedia sono state scaraventate a terra come se la sedia avesse una forza misteriosa, una forza propria. E anche chi magari non ha il coraggio di sedersi, ma si limita a toccare la spalliera o i braccioli della sedia, sembra che sia avvolto da una sensazione che ricorda molto quella delle scosse elettriche. Quindi sicuramente sono due sedie avvolte dal mistero. E sembra che in qualche modo queste sedie siano legate all'anima dei due cavalieri a cui appartenevano. E a proposito di cavalieri, sembra che tutti questi oggetti siano stati infestati a causa di un'armatura presente nel castello risalente al XV secolo che a marzo di ogni anno emette delle urla agghiaccianti. Questa armatura apparteneva a un cavaliere che è morto in battaglia a causa di una lancia che gli ha conficcato l'occhio. Però l'armatura e le sedie non sono gli unici oggetti ad essere infestati, c'è anche una statua che sembra essere infestata, c'è uno specchio che non permette alle persone di vedere il proprio riflesso perché è posseduto, ci sono delle immagini in movimento che vanno avanti e indietro. Poi c'è la sala gotica delle candele, dove spesso ci sono apparizioni e lampi di luce, quindi è sicuramente un castello pieno di mistero e sicuramente interessante da visitare per gli amanti dell'occulto e del paranormale. Io non sono mai stata in questo luogo, però ammetto che se dovessi andarci sarei abbastanza incuriosita. Fatemi sapere nei commenti se lo conoscevate, se magari chissà ci siete stati. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Fatto, vi mando un bacio enorme.